Buonasera tifosi nerazzurri, anche nel giorno di vigilia torna l'appuntamento in prima serata con Extra Time per commentare il pareggio amaro del Bentegodi, Chievo-Inter 1-1 a pochi giorni di distanza da quello che sarà il Boxing Day, perché si torna a giocare già mercoledì sera in serata San Siro contro il Napoli. A farmi compagnia in studio Massimo Paganin. Ciao Federica, Max. Buonasera a tutti. E Alberto Santi, buonasera anche a te Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera, ben ritrovati. Max, allora quali sono i quattro spunti di oggi? Vuol dire, il focus è su due giocatori, su Perisic e su Tefrai. Andiamo ad analizzare il gol come subito, visto che ne ha parlato anche Spalletti, e poi direi che il Boxing Day rappresenta un'opportunità, quindi i quattro punti sono essenzialmente questi. Partiamo dal primo ritorno di Ivan Perisic. Beh, ha fatto delle cose importanti ieri, mi è piaciuto molto, indipendentemente dall'avversario, ma come vedremo ha fatto delle azioni dove, ecco qui, vediamo forse la prima, quella più importante, la più importante, dove ha dato anche disponibilità dal punto di vista difensivo, sta ritornando, si vede che la condizione fisica lo sta assistendo, qui legge bene la situazione, si guarda attorno, si accorge che la situazione può diventare difficile, eccolo qui, guarda, interviene anticipando l'avversario diretto, passando questo pallone indietro ad Handanovic, e dimostrando grande attenzione proprio dal punto di vista mentale, cosa che è importante. Qui nell'azione del gol tocca il pallone, perché lo tocca con l'esterno destro, dando la possibilità di Icardi di intervenire su quella palla, e poi lo vediamo ancora di nuovo al centro, va ad attaccare lo spazio e la profondità per poi mettere il pallone in rete. Non era facile, perché la palla gli è rimasta dietro tra l'altro, e con il sinistro era probabile anche lui a calciarla alta. Quindi, e qui invece è un'azione incredibile, guarda, è al centro dello schermo in alto a destra, si rende conto che il suo avversario diretto sta attaccando lo spazio, ad Ambrogio dice vai a prenderlo tu, vado io nella posizione centrale, quindi mi metto io all'interno dell'area di rigore per chiudere eventualmente la linea di passaggio, e così avviene, intercetta la palla sulla linea di passaggio, da qui riparte perché non è finita, quindi ha fatto 40 metri per arrivare all'interno dell'area di rigore, alza la testa, palla al centro per João Mario che interviene, di nuovo si fa tutta la fascia per andare a ricevere il pallone sullo spazio, molto bravo qui João Mario a dargli il pallone, a vedere il compagno che si inserisce, gran palla, e dopo aver fatto prima essere tornato indietro, poi aver attaccato lo spazio, ancora la forza di puntare l'uomo e di andare a calciare in porta. Quindi direi un Brozovic ritrovato da questo punto un di Perisic. Vista. Un Perisic ritrovato da questo punto di vista, proprio perché ha dimostrato grande determinazione e convinzione, una condizione fisica eccellente. Si è sbloccato dopo 112 giorni, anche le sue statistiche individuali raccontano di una grande prestazione. Sì, assolutamente sì, vedendo proprio la sua heatmap a tutto campo, come al solito, confermando quella che è una crescita in termini di condizione atletica che è importante, ed è quello che ha tentato più tiri, ben 5. Venendo invece ai numeri, due occasioni create, 80 palloni giocati, sono tanti per un esterno, abbiamo visto che quelli che ne ha toccati di più è João Mario con 92, solo 12 palloni toccati in meno, poi 9 recuperi e 2 dribbling. Ecco, nei 9 recuperi c'è tutta quella capacità difensiva che ha Perisic, che lo hanno di fatto fatto diventare un indispensabile per Spalletti, anche quando stava meno bene, in tanti magari dicevano Perisic meglio che vada fatto riposare un attimo, invece è forse l'unico esterno che garantisce anche quel genere di copertura. Se adesso andiamo a vedere il gol, si vedrà da diverse angolazioni, in quel momento c'è un lancio lungo, c'è stata una rimessa laterale, Rossettini alza la testa, mette questa palla, eccolo qui. Qui c'è Stepinski che va incontro al pallone, poi lo vedremo sul replay. De Vrij doveva seguire il suo uomo, sia Pellissier, perché in quel momento lì Pellissier si trovava tra lui ed Ambrogio, lo vediamo bene. Eccolo qui, vedi, lui invece si accentra. È chiaro che in quel momento né Skriniar né D'Ambrosio riescono a chiudere bene la diagonale, perché Pellissier è molto bravo a trovare il tempo per inserirsi. Lui avrebbe semplicemente dovuto scappare con il suo uomo, lasciando a Stepinski la possibilità di colpire il pallone di testa. Qui lo rivediamo, forse dalla stessa angolazione, ma abbiamo ben chiaro, una volta spiegato, quello che è l'errore che lui fa, ossia di valutazione, di cercare di andare a saltare lì a quel punto, però era già in ritardo, non poteva saltare con l'avversario, quindi è meglio per la linea difensiva scappare. È un errore ricordiamo, l'Inter è la seconda miglior difesa del campionato comunque dietro la Juventus e assieme al Napoli, perciò direi che al di là di tutto non sono stati commessi dei grandi errori. Non lo stiamo sottolineando, stiamo semplicemente esaminando quello che è accaduto per chi sta a casa, per poterlo descrivere nel miglior modo, per far capire insomma che purtroppo i gol degli avversari spesso arrivano da errori. Qui ce n'è stato uno, l'ha ben analizzato Spalletti, quindi credo che al di là di tutto l'abbiano già fatto, pronti a passare oltre, con il Napoli sarà un'altra storia.